Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, ragazzi. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, cosa sta succedendo? Che cosa ci ha spoilerato Tez? Come voi ben sapete, Tez è il nostro insider che a quanto pare avrà qualcuno dentro Rockstar che ogni giovedì ci spoilerà i nostri aggiornamenti settimanali e molto molto spesso ci azzecca anche su tutte le varie uscite di DLC eccetera eccetera, ragazzi. Ma vi spiego meglio nel dettaglio. Ho aspettato qualche giorno perché, come al solito, ogni volta che esce qualcosa il giorno dopo ne esce sempre un'altra e quindi ho voluto aspettare qualche giorno per farmi la mia idea, ragazzi. Cosa sta succedendo? Il 19, in teoria, ragazzi, andranno a disattivare l'abbonamento Plus di questo mese. Vi spiego meglio. Questo mese il Plus non durerà 30 giorni come al solito, ma 19, ragazzi. Come mai, secondo voi? Il nostro insider Tez ci sta raccontando, ci sta dicendo che il 19 finirà l'abbonamento Plus, ragazzi, per l'eventuale motivo che forse potrebbe uscire il DLC estivo. Ragazzi, però, secondo me è una merdaccia perché sempre stesso lui ci dice che c'è qualcosa che non funziona. Molto probabilmente l'uscita del DLC estivo sarà una mezza cazzata come l'anno scorso, che hanno cacciato quel DLC con 4 missioni, quello dello yacht, ragazzi, per attappare, per poi fare uscire a dicembre il grosso DLC. Secondo voi cosa ci sarà? Cosa faranno? Cosa staranno combinando, ragazzi? Secondo me faranno uscire una minchiata per attapparci, in modo che noi ci giochiamo e siamo noi polli che continuiamo a giocare al suo gioco. Non c'è niente, ragazzi, non è uscito ancora niente, è fermo, ci prendono per il culo, ci dicono che ci fanno uscire i DLC e non escono, ci fanno prendere una nuova versione di gioco e a quanto pare è morta perché non c'è un cazzo da fare. Hanno aggiunto 4 macchine e io sinceramente di fare quelle 4 macchine 200 volte non ne ho voglia, non mi interessa, non mi diverte. E quindi il gioco secondo me è anche un po' morto. I glitch non ce ne sono, sono quei 3 glitch che funzionano da 3 mesi e io sinceramente postare sempre lo stesso glitch non mi pare il caso. Magari una volta al mese lo riposto per far capire che funziona, ma se vedete che pubblico poco, ragazzi, è perché non esce niente da fare. Quindi secondo me faranno così, faranno uscire una tappa buco del cazzo il 19 per poi far uscire il grosso DLC, ragazzi, che intendo per grosso DLC quello di Michael, che dovrà uscire a dicembre. Io spero che i miei video vi piacciono, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam, raga, al prossimo video, buona visione.